Sto pedalando verso il traguardo di Galatina. Venite a Galatina a trascorrere una vacanza. Tornerete a casa arricchiti di storia, arte, cultura, gastronomia, pasticciotti, Galatina. È definita l'ombelico del Salento perché si trova al centro della penisola salentina, alla stessa distanza dai due mari, lo Ionio e l'Adriatico. Sul mare Ionio abbiamo Gallipoli, dal greco Gallipolis, città bella. Sull'Adriatico Otranto, la parte più orientale della nostra penisola. A Galatina abbiamo uno dei più importanti monumenti pittorici di tutto il meridione d'Italia, la Basilica di Santa Caterina d'Alessandria, interamente affrescata. E poi tutte le chiese cui esplode il barocco sulle facciate e non solo, barocco sui palazzi. Vale la pena visitare Galatina. A fine giugno la grande festa patronale di San Pietro e Paolo, che dura 3 giorni, con la rievocazione delle Tarantate. E poi la sera l'imbarazzo della scelta, sagre, feste patronali, dove si mangia e si balla la pizzica a ritmi impazziti. Il Salento, mare, sole e vento. E poi mio amico Vincenzo, che è sul gruppo di WhatsApp, mette a disposizione la sua casa vacanze per chi vuole soggiornare. Importante pronunciare la parola vicinza lentamente e avrete un ulteriore sconto. Venite ragazzi a Galatina. Ora procede il viaggio verso la meta. A dopo.